Siamo voluti partire dal concetto di accoglienza e svilupparlo in base alle proposte cinematografiche che volevamo appunto far vedere ai ragazzi. E abbiamo scelto tre film. Il primo oggi è un film Green Book molto premiato, molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, perché ha riscosso un notevole successo. Gli altri appuntamenti, ricordiamoli. Il prossimo film sarà Welcome, un film francese che racconta una bellissima storia di un extracomunitario che vuole attraversare la Manica per andare a raggiungere la sua ragazza. E poi sarà l'ultimo appuntamento con Mio fratello rincorre i dinosauri, che è una bellissima pellicola italiana su un ragazzo che vive una realtà difficile con un fratello down, che però riuscirà addirittura ad arricchire il suo percorso di crescita. Quindi è una pellicola molto indicata per questa. Quando saranno gli appuntamenti? Gli appuntamenti saranno tre venerdì di seguito, quindi 15, 22 e 29 novembre, sempre al Cinema Astor. Ecco, gli istituti che avete coinvolto quali sono? Sì, praticamente avremo il Foderà, il Brunelleschi, il Linares Licata, il Politi e poi delle associazioni legate qui all'associazione Acquarinto che ci sostiene e con le quali abbiamo organizzato la rassegna. Quanti sono importanti momenti come questo? Diciamo, in un momento anche in cui si parla tanto di razzismo, di sovranismo, insomma tutte tematiche che fino a qualche anno fa erano un po' sconosciute. Come se lo spiega lei anche questo fenomeno che sta succedendo nella nostra regione in Italia? Ma spiegarselo è un po' complicato, perché diciamo che è un fatto culturale a mio avviso. Noi abbiamo pensato che partendo appunto dall'accoglienza potessimo sviluppare dei principi da fare, a cui fare assistere i ragazzi, che parlano un po' di amicizia, di solidarietà, di comprensione di chi ci sta accanto, dei bisogni di chi ci sta accanto, perché soltanto partendo da questo possiamo avere una società migliore, nella speranza che appunto questi concetti non siano distrutti da chi invece la pensa diversamente e porta avanti questa politica anche di terrore, di paura del diverso, che assolutamente bisogna contrastare. No, parliamo di questa iniziativa, ecco, quanto è importante, come si snoderà e quali effetti susciterà? Allora, questa è una delle prime iniziative che vengono promosse negli SPAR Acquarinto di Agrigento in collaborazione con tutti gli altri SPAR gestiti da Acquarinto, dall'associazione Acquarinto nella provincia di Agrigento. Questa è una delle attività, una delle primissime attività, questa rassegna cinematografica, che viene proposta in seno ad altre attività, insomma, in maniera più generale, che è quella del Black Christmas, che si svolgerà, insomma, sotto il periodo di Natale, naturalmente. Questa iniziativa, insomma, viene promossa perché vuole sollecitare i ragazzi, e infatti viene fatta in collaborazione pure con alcune scuole della provincia di Agrigento, per sollecitare i ragazzi un pensiero non comune, e insomma vedere di poter discutere sull'immigrazione in maniera non consueta, non così omologata come viene fatto nei mass media nazionali o comunque locali. Intavolare un nuovo discorso e sollecitare, insomma, una sensazione critica da parte dei ragazzi con la visione di questi film, di questa rassegna. E tra l'altro poi avrà un seguito, come dicevo, con il Black Christmas e altre azioni che promuoveremo in seguito. Il Black Christmas si farà quest'anno? Sarà un appuntamento ormai storico per Acquarinto? Eh sì, è ormai un appuntamento storico, si farà in provincia di Agrigento, si farà ad Agrigento attraverso tantissime iniziative che faremo a Real Monte, che faremo a Recalmuto e che faremo anche qua ad Agrigento. Stiamo studiando diverse azioni e tra cui questa, diciamo, è quella con cui stiamo partendo, insomma, quest'anno. Per noi sono delle bellissime iniziative che riescono bene per l'integrazione, per avere più, diciamo, più comunicazione con i ragazzi, anche questa, confrontarsi con le scuole è una cosa veramente molto costruttiva per i ragazzi.